ex allenatore della Fiorentina, diamo il benvenuto su Radio Yes a mister Delio Rossi. Mister, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Partito con un'inesattezza. Io non sono mai stato vicino alla Roma. No, io dicevo molti lo davano vicino alla Roma. È da inizio puntata, mister, che stiamo bacchettando certa stampa che dà delle notizie false e tendenziose, quindi abbiamo chiuso il cerchio con l'ultima, la regina delle notizie false e tendenziose, quelle che la volevano sulla panchina della Roma nei mesi scorsi, ecco. No, è stato forse un'unica delle poche società che non sono mai stata vicina, è stata proprio la Roma. È proprio successo il contrario di quello che hanno scritto, praticamente. Allora, mister, la prima cosa che volevo chiederle, un suo giudizio su questi primi 15 giornate di campionato, il campionato della Fiorentina con Montella, che forse si sta dimostrando definitivamente un grande allenatore, o quantomeno un prospetto di grande allenatore, e poi un suo giudizio sul ritorno al grande calcio di Zeman e questo inizio di stagione della Roma. Ma su Montella mi unisco a tutti i plausi che stanno facendo, anche perché è un ragazzo giovane, sta scalando le posizioni meritatamente. Io l'ho conosciuto da calciatore prima, ci ho giocato diverse volte contro, e l'ho conosciuto adesso allenatore, che è venuto diverse volte con l'associazione allenatori a vedere i miei allenamenti, e subito ho visto un ragazzo molto molto curioso, molto molto perspicace. Questo è quindi sinonimo di intelligenza, e poi ci sta mettendo del suo sul campo, anche perché penso che la Fiorentina sia la vera rivelazione di queste 15 giornate. Sul discorso della Roma, la Roma penso che deve ancora trovare la sua dimensione, perché penso che la Roma, soprattutto in prospettiva, forse sia la squadra più forte in assoluto. Lei è sempre stato definito, anche agli inizi della sua carriera, una sorta di allievo di Zdenek Zeman. Le chiedo, lei lo vede cambiato o è lo stesso Zeman di Foggia, della Lazio, della Roma e di Pescara? Il fatto che sono stato definito fratello, cugino, delfino, mi fa piacere, perché sei costato un allenatore bravo, perché Zeman non è un allenatore bravo, fermo restando che ogni allenatore ha la sua filosofia, il modo di essere. Io ho iniziato a fare l'allenatore a Salerno, ho vinto subito giocando un 4-3-3 perché c'avevo i giocatori adatti. Poi la mia carriera, la mia storia professionale mi ha portato a giocare anche in altri modi, anche perché penso che un allenatore, quanto più di patentino, sei un allenatore di calcio, non un allenatore di modulo, perché sennò secondo me sei limitato. Mm-hmm. E sul discorso di Zeman non lo vedo cambiato. È sempre lui. Un'ultima per quanto mi riguarda, poi lascio la parola ai miei colleghi. Se Delio Rossi avesse la possibilità di allenare la rosa della Roma, sì. Daniele De Rossi sarebbe il centrale del centrocampo a tre o giocherebbe da interno? Fermo restando che io De Rossi lo conosco bene, però ce lo conosco sempre da avversario. Per dare un giudizio più dettagliato, dovrei allenarlo. Certo. Per caratteristiche, secondo me, giocherebbe sempre davanti alla difesa. Mister, lei diceva in prospettiva questa Roma mi sembra una delle squadre, se non la squadra più forte della Serie A futura. Allora le chiedo, lei in questo momento è osservatore esterno, se magari si può concentrare anche nel guardare diverse squadre, le dico, dei giovani della Roma, per quello che lei ha visto, chi è che l'ha impressionata maggiormente, su cui farebbe sicuro affidamento per un avvenire di successo? Ma sicuramente Marchinho, il difensore centrale, mi sembra molto bravo in prospettiva, soprattutto in considerazione della sua giovane età e delle caratteristiche, perché mi sembra un giocatore attento, sa giocare la palla, soprattutto veloce, e adesso o trovi giocatori alti che sanno giocare alla palla, oppure giocatori alti che sono marcatori ma peccano velocità. Questo mi sembra che invece abbia delle qualità importanti come difensore. Dico la mela che il futuro può essere suo. Mi piace molto anche quest'altro ragazzo, Nico Lopez, perché uno che si presenta in Serie A facendo quel genere significa che ha delle qualità, e poi Pjanic, cioè, è ancora molto giovane, lo stesso Destro, che secondo me non si è ancora visto il migliore Destro. Sono giocatori importanti.
Vengo invece alla Fiorentina nel chiederle, lei ha avuto questa esperienza l'anno scorso, poi sappiamo come è terminata, però al di là delle vicende legate alla sua conduzione tecnica, sicuramente la Fiorentina aveva un momento difficile perché era forse alla fine di un ciclo, così si era detto, poi se n'è andato anche Pantaleo Corvino, insomma si è aperto una nuova era con l'avvento di Pratè, Montella, eccetera. Lei crede che nonostante tutto si potesse ricreare così in maniera rapida una squadra competitiva a certi livelli, visto che poi sono cambiati 15 giocatori? 18 per esattezza. 18 giocatori, no, ma la Fiorentina ha fatto quello che avevamo deciso assieme alla società, che non un ciclo era finito, nel senso che un ciclo l'avevano portato a compimento, sto parlando della Champions League, dei Mutu, dei Girardino, e un altro ciclo si doveva aprire, e si è partito magari leggermente in ritardo, ma quest'anno la società aveva deciso di fare una rivoluzione totale. Poi con me è successo quello che è successo, l'ha fatta con Montella, con Pradè, e penso che l'hanno fatta in maniera intelligente, ma anche era giusto farla così. Poi ci sono 3 o 4 giocatori che dovevano venire a gennaio, poi purtroppo non sono venuti, sto parlando di Borca Valero, sto parlando di Pizarro, sto parlando dell'Andawi. Le aveva già indicati lei, quindi? No, addirittura l'Andawi l'avevamo già preso, Pizarro poi ha preferito il Manchester City, Borca Valero ha preferito finire il contratto lì, però le avevamo già opzionati, e questi sono giocatori importanti. Poi ci hanno già messo del suo, perché non dimentichiamoci che la Fiorentina mi sembra che anche ha fatto un mercato anche in attivo, perché c'era questo ragazzino che io ho portato titolare, l'hanno venduto a 16 milioni di euro, gli ha permesso anche di fare un mercato intelligente, ha preso dei giocatori importanti, ma io sono contento anche perché sono rimasto in buon rapporto con la società e con la città di Firenze. Mister, rimango sulla compagine viola, è una curiosità su Jovetic, noi ne parliamo spesso come uno dei calciatori più forti credo del nostro campionato, ce lo racconta bene? Cioè, chi è Stefan Jovetic, oltre magari quello che noi abbiamo modo di vedere sul rettangolo verde? È campione Jovetic anche di mente? Sicuramente è un professionista molto molto serio, ha delle qualità importanti, soprattutto nell'uno contro uno, ha ottima tecnica, vede anche la porta, non è una prima punta, è un attaccante moderno con grande qualità, soprattutto con una tecnica slava. Sotto questo punto di vista mi sembra che è sulla stessa scia di Vucinic, pensando che Vucinic forse un po' più fantasioso, questo mi sembra un po' più forte sulle gambe. Noi qui a Roma l'abbiamo sognato più volte, anche accostato da alcune voci di mercato, può essere l'erede naturale di Francesco Totti? Il primo Francesco Totti? Totti è un giocatore, ha delle caratteristiche che lo somigliano a Francesco Totti. Totti mi sembra almeno nella sua evoluzione, mi sembra un po' più universale, cioè un po' più uomo squadra.